Signori, benvenuti nell'episodio 3 di Cyberpunk. Perché non l'ho portato subito? Allora, intanto aspettavo, vabbè, il microfono, questo qui si sa. Il problema è che ho registrato l'episodio 3, l'avevo registrato e si è annullato a caso. Cioè, si è cancellata la registrazione così a minchia, raga. Quindi ho perso un'ora di gioco. Volevo fare l'episodio in cui magari... che forse ve ne ha accennato pure mentre giocavo a Borderlands di sta cosa. Comunque volevo fare l'episodio, cioè accennarvi io quello che è successo, però ho detto tale guarda lo rifaccio. Quindi mi sono rifatto di nuovo tutta la campagna fino a questo punto del gioco e me lo sono rifatto per non farlo monotono. Non sono più nomade, ma ho fatto vita da strada, quindi abbiamo un nuovo personaggio e cazzi e mazzi. Insomma, siamo qua sullo stesso punto dove ci eravamo lasciati, che ci siamo fatti iniettare, insomma, di potenziamento oculare nelle mani e adesso ce ne stiamo andando. Aspetta, ma io qua posso interagire per vedere chi vince all'incontro? Chi vince? Hernandez. Beh, ai vecchi tempi quella merda di Malone sarebbe già stato al tappeto. Adesso qualsiasi imbecille ha il cranio rivestito, assorbe il 75% di ogni colpo. Minchia. Hai scommesso? Hai scommesso qualcosa? No, guardo e basta. Più per abitudine che per altro. Ti manca, vero? Minchia. Vabbè, andiamocene. Ritorniamo dal nostro Jackie Wells. Chakra del cuore sembra un po' scombussolato. Cosa stanno facendo? Ehi, posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative. Sei un... ed evitare il rosso. Sì, il porco. Ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ma se ti stava facendo un po'... nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Ok, dovevamo parlare con Dex, perché dovrebbe essere un pezzo grosso. Vi ascolta. Problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante. Per diverse ragioni. Ah, non parla. Sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Max Tag. Ma l'hanno freddato questo. Ma ricorda, non uccidere nessuno. Dai, ma... cioè, raga, no. Devo andare. Ma che cazzo stai dicendo? Ma se l'ho sfiorato, ma vai a fare il culo, dai. Ecco, mi parcheggio in mezzo alla strada io. C'è un minimo di rispetto. Vabbè, andiamo da sto Dex, siamo qua. Buongiorno. Mamma mia, lei ha l'aria. Oddio. Guarda, saliamo in auto che ci stanno inculando. Meno male che parte la storia. Mister V. Oddio. Che piacere. Dexter DeShawn in carne e ossa. Bello in carne. Porca puttana, raga, questo qui ci incula male. Posso chiederti una cosa così su due piedi? Dimmi tutto, buon uomo. Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo trentesimo compleanno? Beh, signor nessuno non sopravvivono, Night City, però vabbè, che cos'è, un test? È una specie di test. Che nessuna delle due mi piace. Fissa. Cosa? Gli indovinelli? No, Mr. V. L'ontologia. Ora ascolta. Cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Dimmi di più. Sentiamo. Che lavoro è? C'è questo prototipo. Un biochip, a essere precisi. Bisogna recuperarlo. Semplice. Chiamare Terminator, Kit. Suppongo appartenga a una corporazione. Mm-hmm. Arasaka. Arasaka. Problema, no? Dicevano sono dei pezzi grossi in teoria. Gli Arasaka dovrebbero essere quelli a cui all'inizio abbiamo rubato il pacco nel Nomade, ecco. Per niente, vai. Niente sconti per i corporativi. Cazzo, hai proprio le palle. ne ho due. Questo sarà l'inizio di una splendida amicizia basata su un sacco di Eddie. Parla chiaro. Hai un piano? Due cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom.
dobbiamo risolverlo. In Maelstrom. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. Qual è il problema con i Maelstrom? Qual lo sa, sono tipo una gang criminale. Qualche rogna. Mi sa di sì. Inserisci lo shard. Attenzione. Tiriamo la chiavetta USB in decorna e vediamo delle cose. Ho una storiella per te. 2 settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. Quindi è una gang, non sa, ok, che c'entrano in Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo, un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Oh. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Che è l'ex capo. Perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. E quindi è stato ora tradito dal socio. Non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. Ah, ho capito. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech che ha iniziato a interessarsi al convoglio. Ha l'aria di una che rompe i coglioni. Va bene, quindi chi è questa donna? Un agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene come sfruttare la cosa. Ebbene. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. Ok, parlami di lei. La cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirlo. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Attenzione. Va bene, so tutto quello che serve. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Quale minchia, un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Bene. Vabbè, comunque abbiamo capito, diciamo, la situazione. Noi praticamente stiamo andando a recuperare un qualcosa che poi ci servirà per rubare un chip della Arasaka, no? Che è una corporazione, dei pezzi grossi. Ecco, guarda lì, è una sede della Arasaka. Insomma, quindi, però, per ottenere questo... Cioè, diciamo che lui l'ha già comprato, Dexter, questo qui, no? Aveva già comprato questo prototipo. Il problema è che... Chi è che ha concluso l'affare con lui è morto? Qui. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ma dai, a sto giro preferisco un finale esplosivo. Il problema è che chi è che ha concluso l'affare con lui è stato tradito dal socio con cui... Ci vediamo. Di questa gang. Quindi noi dovremmo andare a parlare con questa gang, ma sapendo già che questo qui l'ha tradito, dubito che finirà in modo socievole, ecco. Dato che ci chiederemo di pagare un affare che non ha fatto lui, ma la persona che ha ucciso lui stesso, quindi... La vedo un po' difficile. Adesso questa possiamo cosa riesca. Parlare, dimmi. Aspetta, devo andare. No, ma adesso possiamo parlare, aspetta, devo andare, perdonami, mi prende per il culo. Ehi, cosa stavamo dicendo? Ma che cazzo fai? Ci stacchi in faccia e 2 secondi dopo li chiami. Spero che sia tutto chiaro. Ma non ho capito un cazzo, ma in che senso? Ma guarda, chiama Jackie Wells, Dexter, per cortesia. Ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Ma credo che voglia esprimermi per bene, vuole valutarci se siamo all'altezza, mi sa di sì. Quello sa proteggere i suoi affari. Vuole passarci alcuni lavoretti, immagino dei preparativi, prima di affidarci un grosso lavoro. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi.
Sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. Oh, minchia bella macchina. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne va in giro a olocciattare e smanettarsi in limousine? La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? I Maelstrom o la Parker? Quale prima? Maria, io comincerei da, dai Maelstrom. Io devo bussare prima alla porta dei Maelstrom. E anche forte. Ora lei. In questo caso io vado da Olfuz a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Hasta luego. Hasta luego. Ah, va via con la ficca, Jackie. Va bene, allora a sto punto dobbiamo andare da Jackie. Oddio, mamma mia, che musica di merda, raga. Come cazzo si leva? Cos'è? Mi ha mandato un messaggio. Cosa mi ha detto? E mi è appena venuto in mente una cosa. Perché c'è questa musica così? Non è manco male, raga. Ah, ecco qui Jackie. Buon uomo. Ah, eccoti. Attimo, vado posteggio, fratello. Diciamo potevo parcheggiarlo un po' meglio. Allora, buon uomo, ma lei cosa... la mamma mia. Oddio, ma ho l'ombra di una donna. Perché ho l'ombra di una donna? Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. Cazzo. D'accordo, andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Minchia, 10.000 compriamo il bot, ma non lo posso fare. Oh, dubito che filerà. Dubito che filerà tutto liscio. Andiamo, stiamo dai. Parlando dei Maelstrom. Il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altri che bella l'ambientazione di Cyberpunk, raga. Molto figa. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo nella tana dei cyborg. Andiamo da qui, bastardi. Tipo un... non lo so. Tanta bellezza, ma alla fine ti dà l'aria di essere una città pericolosa, malfamata. Cioè, nel senso, vedi? Vedi tutte le... scritture ovunque, come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa monnezza. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom invece non si può mai sapere. Ok, chiama la gente. Forza. Da qui. Stai zitto, cosa sta facendo? Ci manda Vogliamo Dex. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Attenzione. Ci stavano già aspettando. Oila. Cosa sono queste cose? Violazione di protocollo, eh? Ah, addirittura posso violarle, raga. Accendi, distrai i nemici. Violazione di protocollo. Oddio, come cazzo funziona sta cosa qua? Tempo restante per la violazione. Ma io devo fare A1C e 1E9. Solo così? Mi rimane violato. Ma io perché? Allora, raga, faccio queste cose semplicemente perché voglio capire come. Come funziona? Perché c'è questa parte di hacking che in teoria è una parte molto importante di Cyberpunk. Che non è che ho ben capito. Oh, componenti, vedi, questi qui ci serviranno poi per il crafting. C'era lì dentro. C'era un cazzo. Camion della Militech. Ah, ok. Pensavo che questi cavrones avessero rubato un paio di casse, non tutto il camion. Quindi siamo proprio... Hai visto una fabbrica alimentare con sistemi Oddio. Di sicurezza del genere? Cosa cazzo sono queste cose? Mina laser. Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. Sai qualcosa di Royce, il loro boss? Ne ha parlato Dex. L'ha definito speciale. E cose militari, tra l'altro, della Militech. A shrapnel direzionale. Orchi psicopatici armati di hardware militare raffinati. Sì, però parliamo uno a uno, perché sennò... Ma buongiorno, oddio. Cos'è, un'altra torre? Borg? Ah, è una torre, oddio.
Buon uomo. Perché mi inquadra l'arma? Lui che cazzo è? Ah, non posso... sono tutti dei ricercati, raga. Night City sono ricercati. Cercano solo di spaventarci. Oddio, ma sei entrato attraverso, perdonami. Perdonami. Saldivi. Ricorda, siamo a casa loro. Vai, tranquillo. Allora, che volete? Siamo qui per Flathead. Avete un bot. Modello MT-0D12, anche detto Flathead. Flathead. A voi che ve ne frega? Siete... Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Dum Dum. Ivano. Ti sto bollinando, Jackie. Jackie qua finisce male. Questa gang qua mi sembra... A parte sono più cyborg che umane questi. Stesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo. Qua sta finendo male. Poggia quel culo prima che ti pianti un problema in testa. Calmati, calmati, bro. Lo so che li vuoi rompere il culo. Non finirà bene, ma... Anch'io. Merda. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Vai a fare in culo. Grazie, sono a posto. Guarda come si fanno tutti, raga. Come preferisci, principessina. Vai a fare in culo due volte. Ecco qui. Cos'è il Flathead? Flathead, modello MT-0D12. Ok, vediamolo. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica e termo-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Cazzo. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui... Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Dove cazzo? Beh, potreste vomitare il pranzo. Oh. Che ne dite? Minchia, buonissimo. Va bene, se lo facciamo andare, lo prendiamo. Sì, lo prendiamo. Già. Da paura. Vediamo i crediti. Come i crediti? Le Brick. È già stato pagato. Guarda, quello è Brick. Oh, 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 oh. Io non vedo nessun cazzo di Brick qui. E tu? Culo Brick, facciamo un nuovo accordo. Fanculo Brick, allora. Facciamo un nuovo accordo. Hai buon naso per gli affari. Chiaro, raga, qua finisce d'accordo. Malissimo, non lo dico. Vuoi Flathead? Ma spariamo. Però che cazzo, ma se non rispondo... Sei sordo, cazzo! Deve farci uno sconto almeno, figlio di puttana! Visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo! A proposito, non ci hai ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori. Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn! Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. No, vai a fare il culo. No, è vivo e vegeto. E vi manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta? Spari. Dai, ma vai a fare il culo. Oddio. No, bellissimo. Vuota il caricatore, mi! Scatenati! Attenzione, abbiamo la pistola più merda della storia. Si fanno un cazzo, sono tutti dei ricercati questi qui.
facciamo un favore al mondo. Ma io che cazzo di pistola avevo? Siamo tagliati fuori. Ah, ma avevo la sua pistola, era una merda. Oh, giacca a maniche, gli euro dollari. Oh, 1958 dollaroni aveva questo. Oh, questa potrebbe essere più forte della mia, raga, eh. Ma non posso equipaggiarla direttamente. No, vabbè, l'ho presa. Oh, una revolver. Ah no, equipaggio, eccola qua. Ok. Bella questa qui. Vabbè, io, raga, per adesso, dato che non so bene come funziona, io prendo tutto. Tale guarda, tuta darà. La bellissima. Io per adesso prendo tutto, raga. E poi magari mi vado a sistemare un po' alla Borderland questa cosa, raga. Tra l'altro, mentre lo stiamo giocando, cioè, mi rendo conto che è ancora più simile. Cos'è il manuale base di Cyberpunk? Non importa cosa fai, il modo in cui lo fai, se qualcosa va storto, comportati come se tutto procedesse come previsto. Di solito l'aspetto e il modo di vestire hanno importanza. Ah, vabbè, diciamo che sono un pochino le leggi di Night City, in un certo senso. Vabbè, io prenderei... Olla! Ma aspetta, ma noi che armi abbiamo? Se... Ah, l'ho equipaggiata direttamente, per sbaglio. Va bene, prendi ho il bot. Il bot e i controller. Andiamo allora, prima è meglio. Cioè, che non passarmi davanti, che mi levi sempre la mia. Ma io a vita come sono messo? Non lo posso vedere. Questo assalto qua ha 30 colpi. Ma poi era pieno di gente prima. Oddio. Cos'è sto coso? Ah, una telecamera. Spegni disattivazione remota. Ah, spara tutto. Signori! Ok, 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 fatto uno. Attenzione. Ah, minchia, non è male sto assalto. Dove cazzo sono? Come sul riscaldamento? In che senso? Io prendo tutto. Cool. Perdonatemi, raga, che devo... È il primo combattimento che facciamo, diciamo, nel gioco. Quindi... Prendo cose. Oddio, è pieno di gente qua. Cazzo. Cingatto madre. Come ferito di striscio? O sei ferito o ti ha preso di striscio? Prendi tutto. Devo ricaricare. Bello. Minchia. Oh, assalto livello 2. Riduce il tempo di mira su tutti. Ah, praticamente ogni volta che usiamo un'arma poi l'andiamo a potenziare come in Borderland 1. Fighissima come cosa questa. Minchia, ragazzi, questa cosa è bellissima. Va bene, dove cazzo è? Si sale di qua? Ognuno con i suoi gusti, Jackie. Ma qua c'è pure qualcosina. Max Doc, questi qui sono tipo degli iniettori per curarci, penso, al momento. Forse una scarica di adrenalina. Vediamo qua. Una giacca. Oddio. Uccidiamo tutti qua. La sensibilità per adesso la sto tenendo bassa. Poi man mano, quando mi abituo, forse vedo se aumentarla. Certo, non è il top della precisione, però... Ok. E ci vuole più o meno un caricatore a persona, raga. La persona non è che è fortissima, in effetti, st'arma. Ma vediamo se riesco a fare un po' di hacking. Se io miro il nemico, distrai. Ah, ho attivato il coso e distraggo i nemici. Certo, perché posso fare sempre le azioni furtive qua. Attenzione. Allora, incuriamo malissimo. Ma io posso prendermi questa macchina? Yeah. Va bene, andiamo, andiamocene. Oddio, siamo usciti da st'incubo. Minchia, sei come segui Jack? È veloce, vieni, fratello. Minchia, raga, abbiamo tipo l'inferno di risorse, di cose che abbiamo preso, di armi. Fammi dare un'occhiata, vediamo. Mi sembra che sbaglio tasto ancora. Vediamo, il nostro personaggio, sì, raga, lo so. Madonna mia, raga. Addirittura questo qui cos'è? Ah, come rarità. Qual è il nostro personaggio? Quanto è bello, raga, con questo cappellino da pescatore. Vi faccio vedere come senza, per farvi vedere come l'ho fatto alla fine. Il secondo personaggio, guarda che bello. Molto figo, si vede che è uno di strada, ragazzi. Diciamo che la prima fase della missione di recuperare il bot l'abbiamo fatto. Adesso dovevamo parlare con la cliente, quindi. Con quell'altra ragazza che ci ha fatto vedere Dex. Città. La città delle opportunità e dell'odio fraterno. Ma se hai i coglioni e sai come usarli,
puoi fare qualsiasi cosa. Ma comunque secondo me un proiettile, vagante o no. Secondo me sto gioco ha troppa somiglianza a un Borderlands. Uscita che la gente non dimentica. Migliorato su molti aspetti. Vabbè. E ora, Jack? E ora? Torno a casa, chiamo Misty e facciamo qualcosa che mi fa sentire vivo. Si chiama Sage. Dobbiamo lasciarci le penne lì dentro. Si chiama Tromba. Poco, ma sicuro. Va bene, sono i rischi del mestiere. Sono i rischi del mestiere, Jack. Ancora una volta abbiamo evitato per un pelo la falce della morte. È normale festeggiare, anche se ci capita un po' spesso. E ricordati di dire a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Hasta luego. Va bene, quindi a sto punto chiamiamo Dex, lo avvisiamo e poi ci manca da andare dalla cliente. Vediamo se possiamo chiamarlo noi, come cazzo si usava il telefono. Oddio, ah no, ci chiama lui, mi sono iniettato qualcosa. Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? Sai perché dici? Sbaglio, raga, perdonate. Certo che ho avuto problemi. Se la mia macchina. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brick. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? L'ho fatto senza coinvolgere la Militech. Non volevo rischiare. Quindi come hai fatto a convincere Royce a darti il flathead? L'unico modo che conosco che funziona sempre. La forza bruta. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Oh, sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al chip. La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar, in bocca al lupo. E va bene, sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo contattare questa Parker, questa ragazza, che sarà il nostro punto. Adesso ho 5 punti talento, adesso io me li vado a fare. E poi nel prossimo episodio vi aggiorno cosa faccio. Ragazzuoli, io direi di terminare qua. Io nel prossimo episodio mi vado ad aggiustare l'inventario. Cioè ora in vostra assenza mi aggiusto l'inventario, esploro un pochino. E poi partiamo per la prossima missione. Ciao belle mie, alla prossima allora.